Avete una telecamera di sicurezza in casa vostra e non avete mai cambiato la password. Se così fosse, dovete sapere una cosa. Quello che riprende lo può vedere chiunque. Sembra un nuovo film in stile The Truman Show, invece non è così. Le videocamere di sorveglianza, alle quali non sono mai state cambiate le password, sono visibili a tutti, o perlomeno dagli utenti di Insecam, sito che raggruppa le telecamere non protette di tutto il mondo. Ma cos'è Insecam? Semplicemente, un sito web che si occupa di sensibilizzare le persone circa l'importanza di cambiare la password della propria telecamera pubblicando tutto quello che la stessa registra. Per la propria policy, non pubblica telecamere interne alle abitazioni, ma sono invece disponibili migliaia e migliaia di riprese presso spiagge, parcheggi, locali commerciali e altri luoghi pubblici. Solo in Italia se ne contano più di 1500. Se pensate che non essere presenti sul sito significhi essere al sicuro, vi sbagliate. Non cambiare la password della propria telecamera di videosorveglianza equivale a non avere alcuna password. Di conseguenza, non solo ciò che essa riprende può essere di pubblico dominio, ma è possibile anche risalire all'indirizzo IP della telecamera che trasmette e di conseguenza alla locazione esatta. Quindi, cosa state aspettando? Andate subito a cambiare la vostra password. A differenza del precedente, questo sito risulterebbe essere solamente strano e confusionale all'apparenza, con centinaia di immagini e video che riempiono lo schermo in maniera psichedelica, ma scavando in profondità si possono scoprire cose molto più disturbanti. Ogni volta che aggiornerete la pagina, il materiale che vi troverete davanti sarà diverso e di conseguenza anche alcuni messaggi di testo alquanto strani nascosti in diversi punti. La cosa più inquietante, però, non è questa, ma scoprire che sul sito ci sono diversi link collegabili a siti esterni che non potrebbero mai essere trovati attraverso un browser come Google. Questo è uno di quelli che posso mostrarvi, ed è semplicemente una pagina completamente viola, con all'interno una clip audio. Ascoltate. Questi sono altri siti raggiungibili cliccando il link nascosti e, come potete notare, sono alquanto strani. Quello che più mi ha turbato è un sito che riproduce le riprese di una telecamera di sicurezza installata all'interno di una camera da letto e, leggendo alcuni commenti, ho capito che la persona inquadrata mentre dorme non è consapevole di essere su questo sito. Alcune persone pensano si possa trattare di un semplice progetto artistico, ma dopo averlo visitato accuratamente, posso dirvi che tutto il materiale visibile su questo sito può nascere solamente da menti malate. Plane Crash Info è un sito davvero inquietante. All'interno di esso viene archiviato ogni singolo incidente aereo avvenuto in tutto il mondo, dal primo della storia datato 17 settembre 1908 a quello più recente, che può essere accaduto anche in questo preciso istante. Le informazioni presenti, oltre alla data appunto, includono il luogo, il tipo di aeromobile, la rotta da percorrere, il numero delle vittime e il tipo di incidente. Una sezione specifica raccoglie le tragedie avvenute per le cause più insolite, come questa datata 25 agosto 2010. Un'altra sezione è dedicata ai peggiori incidenti di sempre, quelli che hanno causato più vittime. Inoltre,
è possibile cercare un disastro aereo anche per categoria, come può essere ad esempio quella riguardante i fulmini. E infine, la sezione più inquietante di tutte, quella in cui sono riportate le ultime parole pronunciate dai piloti, prima che l'aereo si schiantasse. Alcune di queste sono addirittura accompagnate da autentiche registrazioni audio. E ora ve ne farò sentire una. Superbad.com è un altro sito estremamente strano, creato nel lontano 1997. Quella che vedete è l'attuale home page, che cambia casualmente ogni mese circa, e cercando in rete sono riuscito a risalire alle precedenti utilizzate in passato. Alcune risultano essere molto inquietanti, altre completamente senza senso. Tuttavia, ognuna di esse implementa un collegamento che una volta cliccato porta delle pagine casuali e che a loro volta portano ad altre pagine ancora più casuali, fino ad arrivare a un vicolo cieco che lascia interdetto chiunque ci arrivi. Questo sito web è stato creato da un uomo di nome Benjamin. Alcuni pensano che il suo obiettivo fosse quello di creare una sorta di opera d'arte attraverso le prime funzioni di web design. Altri, invece, credono che il suo intento fosse molto più oscuro e che dietro queste pagine siano stati nascosti dei messaggi terrificanti. Goodbyewarden.com non è altro che un sito dedicato ai condannati a morte del Texas, nel quale vengono raccolte le loro ultime parole prima dell'esecuzione. Attualmente il sito non è attivo, probabilmente a causa della mancanza di fondi, e dubito che verrà riattivato in futuro, ma sono riuscito a risalire al materiale pubblicato in passato. Dal 1982 a oggi, il Texas ha giustiziato 565 persone, quasi la metà di tutti gli Stati Uniti messi insieme. Il Dipartimento di Giustizia Criminale ha raccolto le ultime parole di ognuno di loro e le ha pubblicate online, catalogandole in una lista in cui compaiono nome, cognome, età, etnia, data dell'esecuzione e luogo di residenza. E questo sito permette di leggerle in ordine sparso, oppure di cercarle tramite una parola chiave. I quattro termini più utilizzati sono amore, famiglia, grazie e scusa. E infatti, secondo chi le ha analizzate, la maggior parte chiede scuse ai propri cari, anche se in alcuni casi non è chiaro se si stia chiedendo perdono per i crimini commessi o per la sorte che hanno causato. Altri, invece, urlano la loro innocenza fino all'ultimo istante, senza minimamente pentirsi. Ora vi mostrerò alcune dichiarazioni che mi hanno colpito molto, indipendentemente da quanto fossero lunghe o forti. Bene amici, anche questo video è terminato. Io vi do appuntamento al prossimo. Voi nel frattempo, fate i bravi.